Sì. Ma sicuramente è una partita importante, ma in questa categoria sono tutte partite importanti, equilibrate, e quindi per noi sicuramente è un modo per riscattarci dalla sconfitta di Agrigento. E i ragazzi abbiamo studiato la partita, sanno a che cosa andiamo incontro, sanno che è una partita, una squadra tosta, che ha 3 punti con una partita in meno, che ha pareggiato a Catanzaro e ad Andria. Brillantemente, che probabilmente è una squadra più da trasferta che in casa in questo momento, ed è un campionato dove in questo momento si fa paradossalmente meglio fuori casa che in casa, quindi sicuramente dovremo stare molto attenti a questa Eusebia che si è anche rinforzata, e quindi è una partita che dobbiamo prendere con le molle. Non penso che lei sia rimasto Col soddisfatto. senno di poi siamo tutti molto bravi. È difficile valutare la partita di Agrigento in base alle condizioni con le quali siamo entrati in campo. Io ho detto ai ragazzi che non posso valutare, perché se uno, e vi posso garantire che qualcuno stava in piedi, valutare l'approccio in base a quello che è successo. Il ritorno ci siamo dovuti fermare col pullman 2 volte, che sono collassati due in pullman, che hanno giocato tutta la partita. Non sono alibi. La squadra fino alla fine, anche con queste condizioni fisiche, a un certo punto potevamo pareggiare la partita in 10 contro 11, con i problemi se fosse andata in porta la palla di Cesaretti, e rischiando moltissimo, tenendo in campo dei giocatori offensivi, per poter portare a casa alla fine il pareggio, nonostante, e noi non abbiamo pensato a quelle che erano le condizioni. A me il dottor Massa mi ha detto che difficilmente, anzi mai, è successo quello che è successo ad Agrigento. Quindi io non posso non valutare questo in base a quello che è accaduto. Quindi non è un alibi, ma devo considerare questo. A parte tutti gli altri discorsi che abbiamo fatto in sala stampa alla vigilia di questa partita. Ma abbiamo giocato anche domenica col Tridente, perché abbiamo giocato con 4-2-3 alla fine. Abbiamo giocato 38 minuti 3-5-2 per una scelta razionale, nel senso che Pavan è un giocatore che deve essere educato a giocare a 4 per come voglio io. Ragazzo del 98, avevo e abbiamo l'esigenza di portare in condizione dei giocatori come Piana, e nello stesso tempo dobbiamo portare in condizione dei giocatori che hanno avuto problemi fisici importanti. Tra virgolette, uno di questi è Regolante, che viene da 6-7 mesi fermo, e che con il quale parlo molto, e gli dico molte volte che deve spingere al massimo per trovare quella condizione. Io devo avere dei giocatori in condizione per tutta la partita, e quindi c'era bisogno. A quel punto Regolanti è stato fuori, perché mi serviva un giocatore che per almeno una parte di partita mi desse il top della condizione fisica, e tocca a lui mettersi nelle condizioni, e lui lo sa, di esprimersi al massimo, considerando il discorso che questo giocatore ha avuto un problema importante, è stato 7 mesi fermo. E allora ho optato per una serie di situazioni: il modulo dell'avversario, portare in condizione Piana che non aveva la partita, considerare il discorso tattico dell'avversario che giocava 3-5-2, il discorso di Pavan, di optare per un attacco con due giocatori di mobilità come Cesaretti e Talamo, e obiettivamente nel primo tempo, anche con tutti, ripeto, le condizioni e gli altri che non voglio avere, abbiamo avuto anche un paio di situazioni dove, se gestivamo meglio il contropiede, probabilmente con un'azione proprio di Cesaretti e Talamo potevamo andare anche in vantaggio. Quindi queste sono le spiegazioni, razionali, sulla scelta di domenica.
Per quanto mi riguarda, mi piace giocare in un certo modo e non rinuncerei mai a degli attaccanti come quelli che abbiamo noi, cioè, o al modulo che abbiamo, con il quale abbiamo intrapreso quest'annata. Sabato è impossibile perché non so, non avevamo giocato ancora la partita. Certamente, ah, sì, purtroppo. Con Picone è capitato con Piana e comunque ci ha condizionato perché secondo me domenica dopo i primi momenti di assestamento dovuto a avevamo concesso sì un po' di campo ma solo dei calci d'angolo, avevamo concesso poco con la difesa a 3 e proprio nel momento più importante abbiamo dovuto modificare rigiocando un 4-4-1 con, ripeto, dei giocatori che probabilmente non hanno quelle caratteristiche, costringendo anche Talamo e Cesaretti per essere più offensivi a giocare sugli esterni del 4-4-1 con l'entrata di Regolanti, costringendo delle sostituzioni per problemi, diciamo, per i problemi che abbiamo avuto. Quindi, però questo è passato, in questo momento quello che è stato fatto, dobbiamo pensare alla prossima, e è stata una somma d'ammonizioni, il rigore obiettivamente molti hanno detto che non c'era, quindi la somma di ammonizioni ci ha consentito di andare con un giocatore fuori che in quel momento dei tre centrali era quello che non aveva i problemi, diciamo, di dissenteria, perché gli altri due, sia Meroni che Filippo Carini, avevano questo problema. E quindi abbiamo perso dei tre quello che probabilmente era più in condizione durante la partita. Però noi dobbiamo pensare alla prossima, cioè parlare del passato mi interessa perché vi devo dare delle spiegazioni, ma mi interessa veramente poco perché è messa in archivio e dobbiamo pensare a fare la prossima nel migliore dei modi comunque con le problematiche che ci portiamo comunque dietro, ma chi andrà in campo dovrà dimostrare di valere quelli che eventualmente non ci saranno. I temi maggiori sono l'esigenza di fare punti, la tensione di fare punti da una parte e dall'altra, la grande velocità di riproposizione della Juve Stabia, perché c'ha dei giocatori come Canotto, Lisi e Simeri che attaccano benissimo la profondità. E mi aspetto una squadra guardinga che possa essere brava nelle ripartenze, quindi dobbiamo essere pronti a neutralizzare eventualmente queste ripartenze, perché sono dei giocatori molto, molto veloci, lo hanno dimostrato sia a Catanzaro che ad Andria e l'hanno dimostrato domenica dove hanno avuto un rigore proprio con una percussione centrale di un attacco alla profondità dell'attaccante Simeri. Quindi, dobbiamo sfruttare i loro difetti, dobbiamo essere bravi a crescere nel più breve tempo possibile, soprattutto con quelli che hanno meno minuti in questa categoria, e poi soprattutto cercare nel più breve tempo di possibile di trovare la condizione, ripeto, di quei giocatori che per problemi fisici sono stati fermi tanto tempo l'anno scorso e che comunque ci portiamo dietro. Questa è la prerogativa essenziale affinché noi possiamo crescere. Baccolo convive, sono i problemi di cui velatamente vi stavo parlando, nel senso che Carcione sicuramente non sarà della partita, Baccolo si è allenato con continuità, quindi potrebbe essere a disposizione. E quindi credo che questa settimana si sia allenato bene anche Giuliano e spero che possa averlo perlomeno per una parte di partita al top della condizione. Al momento sì, non si è mai allenato e quindi sicuramente fuori. Sì, ma l'ho visto solo quel giorno lì, cioè, nel senso che sia ben chiaro, probabilmente che sapeva che c'erano le telecamere e si è fatto vedere, no? Tra virgolette, perché
Poi è sparito di nuovo, non so se gli ha preso la Saudade, però io l'ho visto solo quel giorno lì, quindi sono contento che vi hanno fatto. Sicuramente non era organizzata, nel senso che è venuto al campo, ha, diciamo, tra virgolette, passeggiato, però è un giocatore che io ho visto solo, come voi, l'ho visto solo quel giorno lì. Quindi, e senza Carcione abbiamo dei giocatori che possono giocare in quel ruolo, certo no con l'esperienza di Imperio, che sicuramente sul profilo della leadership, però magari si può sopperire con un po' di verve e diciamo di fisicità in più. Imperio per noi è un giocatore molto importante, prima di tutto nello spogliatoio e in campo anche solo con la parola. Però voglio dire, non ci facciamo la testa, è anche un modo per far capire a me e alla società se questi, diciamo, pimpanti ragazzi ci possono dare una mano per tutto l'anno.